Grazie molto, Iuna. Vorrei ringraziare prima di tutto i nostri ospiti che non esito a definire illustri. Per una volta illustri significa veramente illustri. Si tratta di personalità dell'arte, voi artisti, voi critici, voi in personalità come Mario Pieroni, che è fondamentale per l'arte italiana, che hanno segnato e segnano, continuano a segnare un momento importantissimo per l'arte italiana e mondiale. Allora vogliamo ringraziare intanto comunque la Bielorussia, ovviamente, la città di Minsk, l'ambasciata d'Italia che ha permesso che questa mostra sia potuta accedere. Ecco, quindi in questa circostanza ascolteremo il professor Achille Bonitoliva, che è il curatore della mostra, Michelangelo Pistoletto, ovviamente, che è l'artista, e insieme anche Mario Pieroni. Allora, lascio la parola al professor Achille Bonitoliva, che è il curatore della mostra. Il Terzo Paradiso, l'opera che presentiamo questa sera qui nella Casa della Bellezza a Minsk, è naturalmente la conclusione di un grande viaggio creativo iniziato alla fine degli anni 50. È interessante anche vedere come biologicamente questa mostra è cresciuta nel tempo fino ad avere in questa sede una parte in cui Pietra Pistoletto si integra completamente nel progetto del grande padre o del piccolo padre. Allora, il Terzo Paradiso è in qualche modo non una profezia, ma direi una realtà che attraverso il linguaggio Pistoletto ci indica come possibilità reale. È evidente che questo significa una scelta di fondo. Pistoletto ha molto rispetto, vive nella realtà, ha rapporto con la storia. Quindi diciamo che Pistoletto sta viaggiando appunto con la, direi con il supporto del RAM, Radio Arte Mobile, Dora e Mario Pieroni, in quanto è la dimostrazione di come l'arte è nomade. Pistoletto investe con l'arte vari ambiti, dall'economia alla scienza. Potrei dire che è un artista post-rinascimentale. Quando mi chiedono cosa ne penso della bellezza, dico che tutto è relativo, e anche la bellezza è un concetto relativo, così come è relativa la giustizia, così come è relativa alla verità. Sono parole che sembrano assolute, ma sono anche relative. Noi siamo in un momento storico incredibilmente importante che segna un punto d'arrivo del processo di sviluppo e di crescita della modernità. Noi stiamo creando molta, molto inquinamento, stiamo producendo molta materia, molta materia simile agli stracci che io espongo. Noi stiamo producendo del benessere, ma nello stesso tempo produciamo molta immondizia. Quindi c'è un simbolo che è quello del Terzo Paradiso, che segna il passaggio tra una epoca che è stata quella di un progresso illimitato e giustificato in ogni senso, a una epoca di riconsiderazione, di riflessione e di rimodellamento del processo. Vorrei dire che il segno del Terzo Paradiso, che è il nuovo segno definito, è un simbolo dell'arte che mette
la complessità del pensiero con la complessità del vivere in una proiezione futura. Infatti, al centro del segno di infinito, cioè il centro del segno di infinito è un grande ventre, nel quale si sta producendo una nuova generazione. E quando io ho parlato del terzo paradiso a Gianna Nannini, lei ha subito individuato la parola mamma. E intorno a questo simbolo, infatti, qui nella mostra, voi sentite questa parola mamma quasi come un vagito, come una creatura che sta venendo al mondo. I testimoni non sono dei personaggi esterni all'opera, quindi, ma la condividono completamente proprio partecipando. Il Terzo Paradiso ha già raccolto un numero molto ampio di adesioni tra scienziati, studiosi di filosofia, letterati, critici d'arte. La particolarità di questa edizione di Minsk è che nel Terzo Paradiso si apre alla musica. Sì, ovviamente la sessione sto parlando della sessione dei testimoni. Testimoni, in questa occasione il Terzo Paradiso ha raccolto un numero di testimonianze tra musicisti e scrittori. Adesso do la parola a Larissa Michniewicz, che è il primo dei testimoni di Minsk a parlare del Terzo Paradiso. Я буду надеяться, что выступлю еще потом. Меня поразил этот проект, конечно, многими вещами. Поразил тем, что здесь возникает классическая форма, и я впервые узнал, когда возникает от господина Микеланджело Пистолетто. Меня всегда удивляла связь числа и формы. Каким-то путем невероятным это открывает древние греки, когда вдруг из того, что есть просто число, возникает форма. Сумма квадратов картов, одна квадратов трипутина. Как измеряется окружность и прочее. И я впервые увидела это в искусстве воочию. Меня поразила этот проект еще вещи, которые мне удивительно симпатичны. Я думаю, что человек начинается с желания творить. И если бы не было искусства, не было бы человечества. Изобразительные сообщения в основе всего, в основе науки, в основе философии, в основе письменности. Без изобразительности не может быть ничего. И я действительно убеждена, что покуда будет существовать искусство, будет существовать и человек. Спасибо, Микеланджело, за эту убежденность, спасибо за эту мысль, спасибо за его проект, который для меня, конечно, любил творчеству, еще ближе к искусству. И в котором соединен так много, есть и обожаемый Владимирович, есть и обожаемый Леонардо да Винчи. И об этом я просто поговорю позже и потом. Io credo che organizzare e promuovere un progetto non è soltanto appunto qualcosa di pratico, significa calarsi in un progetto completamente e desiderare che questo progetto si avveri. E in questo senso non c'è l'idea del lavoro, della fatica, c'è solo il piacere della partecipazione. Qui a Minsk, con l'ambasciata d'Italia rappresentata nella maniera più degna dall'ambasciatore Norberto Cappello, è nato questo evento che diciamo per me è motivo di essere proprio dentro in maniera totale. E il Terzo Paradiso è proprio il senso dell'identificazione del progetto. Rama Radio Arte Mobile è una struttura flessibile che coniuga l'arte visiva e il suono, proprio per il superamento dei confini geografici. Grazie. Bene.